Eccoci. Roberta, allora, mi senti? Abbiamo fatto praticamente, sì, praticamente tutto. Purtroppo il tempo è tiranno perché sono le 15:57, alle 16 abbiamo un altro evento, quindi purtroppo la parte dedicata al question time dobbiamo veramente farla molto molto ristretta, quindi cerchiamo di rispondere a qualche domanda veloce. Io vi ricordo però che il question time lo potete rivedere on demand, come volete, quando volete, che domani alle 14:30 ci sarà una puntata, questa volta con question time classico, dedicata alle risposte alle vostre domande. Allora, andiamo da Francesco. Il punteggio raddoppiato sul sostegno, come si fa a farlo valutare? Allora, abbiamo visto che c'è la dicitura specifica per il sostegno. Naturalmente, Francesco, potrai farti valutare il punteggio raddoppiato solamente se richiedi posti di sostegno, se sei attualmente su sostegno e richiedi posti di sostegno, o se sei attualmente sul posto comune, ma hai anche un titolo di specializzazione su sostegno che ti puoi spendere. Quindi in questo caso, se hai prestato servizio su sostegno, inserirai o che le hai prestato con anni di ruolo o in anni di pre-ruolo nella specifica dicitura che è nella domanda. Naturalmente tutto va autocertificato con gli allegati, ok? Quindi bisogna dichiarare che quegli anni si sono prestati su sostegno. Giulia, allora, per il ricongiungimento al genitore è necessaria una disabilità del genitore? No, per il ricongiungimento al genitore non è necessaria una disabilità al genitore. Se tu sei nubile e richiedi il ricongiungimento al genitore, basta chiedere il ricongiungimento al genitore. Non confondiamo il ricongiungimento al genitore con la precedenza per la disabilità di un genitore. Sono due cose totalmente diverse. Quindi se tu sei una persona non sposata, nubile, puoi sicuramente ricongiungerti a tua madre, tuo padre. Anna, si può richiedere il ricongiungimento al convivente? Sì, con il nuovo contratto ha recepito anche la convivenza stabile tra due persone, quindi si può richiedere, deve essere una convivenza stabile. Norberta, gli allegati vanno firmati e scansionati? No, gli allegati non vanno firmati e scansionati, potete firmarli anche semplicemente con nome e cognome scritto con computer, ma non vanno firmati e scansionati. Vi dico anche perché. Non è necessario, innanzitutto perché voi entrate in istanza online con uno SPID, quindi con una vostra identità che vi dà la sicurezza, e poi perché se un domani doveste nuovamente chiedere la domanda di fare nuovamente domande di trasferimento, potreste utilizzare il file Word che avete inserito nell'allegato senza dovervi fare tutto da capo, per esempio. Quindi Allora, Roberto, dobbiamo chiudere. Io ti ringrazio davvero per la professionalità, per la chiarezza e per la competenza. Ormai sei, come dire, la nostra signora dei no, tutorial. no, Signora, sei troppo buono, diciamo che questo è veramente un argomento che si presta a tante sfumature, si dovrebbero fare 4 ore di trasmissione, ma diventa veramente complicato. Quindi magari grazie. sicuramente col tutorial, con i vari question time risponderai a tutte le altre risposte, a Noi tutte le ci rivediamo venerdì perché abbiamo un appuntamento con Question Time classico e poi faremo sicuramente degli approfondimenti su IATA e poi con le graduatorie d'istituto. Grazie davvero a Roberta Bernini, Ciao Federazione a Italiana. tutti, ciao a tutti, in bocca al lupo, speriamo una fumata bianca. A presto. Ritorniamo a schermo intero. Abbiamo dunque trasmesso questo tutorial, video tutorial sulla mobilità docenti. Oggi si parte con le domande per il personale docente, per il personale ATA la data sarà successiva, quindi oggi ci siamo dedicati ai docenti, è bene ricordarlo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do dunque l'appuntamento al prossimo speciale, sempre su Orizzonte Scuola TV. Grazie e a presto.